Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Spero che questo nuovo anno per voi sia cominciato nel miglior modo possibile. Diciamo che per me, dopo i pull disastrosi che per l'appunto ho fatto ieri, perché ovviamente il video lo vedrete giorno 1 probabilmente, anzi penso di sì, giorno 1, dopo le pull disastrose di ieri mi sono rifatto. Che vuol dire mi sono rifatto? Ho avuto una bella botta di fortuna, a dire la verità, perché non mi sono arreso. Se è vero che la fortuna aiuta gli audaci, io possibilmente sono stato ascoltato. Infatti mi ero fermato inizialmente al vestito di Cloud, perché ho detto faccio per l'appunto, cioè arrivo fino al vestito di Cloud e mi fermo. Avevo ancora 9.000 gemme da parte, ora voi ne vedete 6.000 perché ho raccimolato quelle degli eventi, dei login eccetera eccetera, quindi sono ritornato a 6.000, ma in realtà ho fatto due pull, ho fatto altre due pull all'interno del banner. Infatti sono arrivato ai primi 6 stamp della seconda scheda, perché fortunatamente ho fatto 3 stamp e 3 stamp, e una delle pull che mi è uscita fortunatamente è stata questa. Adesso vi rimpicciolisco perché ecco qua. Una delle pull fortunatamente è stata questa, dove ho preso praticamente 3 armi nuove di Cloud. Cioè, questo gioco è incredibile. Nel senso che una pull letteralmente può cambiare e può stravolgere il risultato di un'intera shaftata. Io sono arrivato fino al costume di Cloud con veramente nulla, cioè una copia di Cloud, una copia di Sephiroth e qualche doppione, fine, cioè non avevo nient'altro. Faccio una multi perché, non lo so, forse spero nell'anno nuovo, cioè ho sperato nell'anno nuovo, ho cercato in un modo o nell'altro di, non lo so, avere fortuna così in generale. Ebbene sì, mi è successo questo. 3 armi nuove di Cloud, tutte e 3. E inoltre l'altra multi che ho fatto, che non ho fatto lo screen anche perché andavo abbastanza di fretta, ad essere sincero, quindi non ho fatto lo screen, mi sono uscite 2 armi nuove di Sephiroth. Cioè, è veramente incredibile, anche perché una 5 stelle era già garantita, praticamente dal 6° stamp, e praticamente una della garantita era Sephiroth, e un'altra arma che mi è uscita era sempre quella di Sephiroth. Infatti oggi, per l'appunto, parliamo della X1 e della X2, così come sicuramente avrete visto dal video, ma vi farò vedere 2 run e anche 2 setup. Il primo è quello più facile, ovviamente per chi ha pullato e possiede comunque Sephiroth e Cloud in versione fuoco, quindi ha avuto la possibilità di poter pullare o Cloud o comunque Sephiroth o entrambi, avrà la possibilità di avere una run super mega facilitata. Veramente i danni che si riescono a provocare a Yuffie con la debolezza fuoco sono un qualcosa di incredibile. A differenza invece del secondo setup, o per meglio dire dei due nuovi setup senza elemento fuoco, che faticano un pochettino ma che comunque portano a casa il risultato. Quindi questa è una cosa che ci tengo a sottolineare. Partiamo dalla X1. La X1 è comunque molto 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 semplice, è veramente un combattimento direi quasi elementare ormai. Infatti power è richiesto 140.000, chi gioca soprattutto dal day one ormai ha sicuramente la possibilità di poter oltrepassare di gran lunga questo limite, quindi non c'è molto da dire. C'è da dire che Yuffie comunque ha delle fasi ben precise che vedrete ovviamente durante la run, che comunque sia commenterò, ma solo commenterò solo nella seconda parte, dato che comunque le run con i personaggi fuoco durano praticamente niente, perché il tempo che Yuffie spona ed è già crepata praticamente. Quindi vi parlerò dei setup e ovviamente vi parlerò e vi commenterò la run solo della seconda parte, quindi quando utilizzerò i team non elementali fuoco, perché vi farò vedere tutte le fasi del combattimento, perché con il team elementale fuoco non sono riuscito neanche a vedere tutte le fasi del combattimento, quindi vi dico soltanto questo. Questo è il setup che ho utilizzato per la X2 in realtà,
se devo essere sincero, per la X1 e per la X2, ovviamente in setup diciamo a tema, quindi con gli elementi, con l'elemento fuoco che fondamentalmente mi fa da padrone e mi fa da scudo, il team è questo. Un team che come power level abbiamo un 194.000, che in realtà non è neanche così poco, se devo essere sincero, però effettivamente non, diciamo, non sfiora neanche i 230.000 del secondo team che vi farò vedere. Questo è un team che sfrutta, ovviamente vi faccio vedere tutti, diciamo, tutto ciò che questo evento ci consente di ottenere, perché ho Cloud fondamentalmente con il setup letteralmente fuoco, Fire Arcanum e tutto, Sephiroth che gli fa da supporto in questo caso perché gli dà una mano, e Matt che invece fondamentalmente mi gioca come debuffer e healer, con ovviamente la nuova arma per potenziare ancora di più Cloud e poi successivamente debuffare anche l'attacco fisico di Yuffie, dato che per l'appunto Yuffie si buffa forte l'attacco fisico, però la cosa positiva è che non debuffa, quindi lei si buffa soltanto e quindi è più semplice poterla counterare, proprio perché abbiamo la possibilità comunque di debuffarla senza l'obbligatorietà di buffarci noi. Ovviamente il team fuoco è molto semplice, con un Sephiroth DPS fisico addirittura, o comunque sia sub DPS fisico, con arma nuova ovviamente come arma principale, arma secondaria che ho utilizzato, l'arma free to play ottenuta dall'evento di Sephiroth per potenziare la difesa fisica contro gli attacchi singoli di Yuffie, perché Yuffie farà attacchi AOE e attacchi singoli, quindi l'attacco singolo può essere in un qualche modo stoppato grazie alla difesa di Sephiroth. Tutte materie che mi servono per incrementare un pochettino le stats, limit che in questo caso utilizzo solo per buffarmi, dato che comunque essendo Yuffie debole al fuoco non ho messo altre summon al di fuori di Ifrit. Costume di Kuja, anzi in realtà al contrario, perché dovrei fare così e poi ovviamente fare skin con questa normale in teoria, semplicemente per ovviamente gli HP che mi danno il costume di Kuja e basta, anche perché comunque l'abilità magica non mi serve a niente, essendo Sephiroth per l'appunto più forte dal punto di vista fisico, anche perché la nuova arma di Sephiroth è molto buona anche come refined abilities, cioè di base ottimo boost di attacco fisico e boost fuoco, che sicuramente è un'ottima sub weapon per il nuovo Cloud quando va utilizzato in co-op, quindi immaginatevi già come sinergizzano anche al di fuori della battaglia. Vabbè, sub equipment in questo caso con arma della Hell House per incrementare HP e difesa fisica, qui ovviamente la difesa fisica è l'unica cosa da aumentare. Killer Hornet di Matt per incrementare attacco fisico e abilità fisica, e poi una Mad Minute di Lucia per incrementare HP e abilità di danno fisico. Infatti ho un buon boost di attacco fisico addirittura di livello 6, un discreto boost fuoco di livello 3 dato dalla mia arma, e poi ovviamente un ottimo boost difesa fisica e HP che mi consentono di essere molto tankoso, e poi ovviamente il boost fisico che è quello che mi interessa di più, e anche un boost magico che in questo caso mi viene dato dalla skin di Kuja. Quindi ho un Sephiroth che comunque sia non è il top da DPS fisico, però in realtà con 2500 punti d'attacco si difende abbastanza bene. Matt che invece è il top support in questo caso per quanto riguarda attacco fisico, riduzione fisica e difesa in generale, tutto buildato solo per healing, c'è proprio zero interesse nel buildarlo per fare danni o curare, dato che comunque Cloud farà tutto il lavoro sporco con il supporto di Sephiroth. Quindi arma nuova per buffare Cloud, Slick Beetle, scusatemi, che mi serve per ridurre l'attacco fisico di Yuffie, molto molto importante, e poi tutte materie giusto per incrementare le stats. Sub weapons tutte esclusivamente per difendermi fisicamente, anche se la difesa magica qui sta volando letteralmente con 168 punti, ovviamente dato dai bonus delle armi, però la cosa che qua mi interessava di più era healing, 1800 che
sinceramente è più che discreto, mi serve, è sufficiente per questa tipologia di combattimento, quindi va bene così. Limit con lo scudo qualora si dovessero avere difficoltà, ma con questo team non c'è nessuna difficoltà. E Cloud invece infine con tutto il suo nuovo setup fuoco, ottime stats nonostante tutto, boost attacco fisico portato al massimo, boost fuoco addirittura di livello 4 e poi il Flame Blade Arcanum che mi consente di fare ulteriore danni in più. Ovviamente tutte materie che mi servono per incrementare le stats, però ricordatevi di assegnare una materia con sigillo diverso ad ogni personaggio. Se non potete, ovviamente craftatele, però vi servono praticamente tutti i sigilli, in quanto Yuffie per la prima volta camuffa e nasconde il suo sigillo, quindi dovrete andare a tentativi. Una volta trovato la potrete breccare. Sub weapons di Cloud, che invece sono praticamente tutte delle novità, dove abbiamo la Crew Kicker di Glenn, che mi incrementa HP e boost di potenza fuoco, che comunque mi sinergizzano in maniera eccezionale per gli HP che sono abbastanza carente e il boost fuoco, il Rage Collar per boost attacco magico fisico e sempre boost fuoco, e poi ho messo l'arma di Lucia, che in questo caso non c'entra nulla con la build fuoco di Cloud, che mi serve cioè la Bold Eagle, che mi serve solo ed esclusivamente per arrivare al settimo livello di boost attacco fisico e quindi permettere a Cloud di avere delle statistiche più che decenti. Non c'è effettivamente altro da dire per quanto riguarda questo team, quindi vi farò vedere ovviamente X1 ed X2 completate con questo party, che è veramente veramente semplice come struttura proprio di combattimento, neanche starò a commentarlo perché non ce n'è bisogno, mentre invece poi ci sposteremo con l'altro video che farò uscire subito dopo, quindi se vi interessa un setup senza l'elemento fuoco arriverà subito dopo, e quindi vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro ancora un buon inizio anno, spero che questo video al solito possa esservi utile e noi ci becchiamo alla prossima, bye bye. よし、想定通り。状況把握、応戦する。保険だ。 向かうところ敵なし。このでろ。はっ。
当然だ。